Ciao e benvenuto sul canale ufficiale di PrestaShop, sono Marco, Tech Evangelist per l'Italia e questo è il terzo video di una serie di tre video che sono stati pubblicati tutti insieme come una specie di mini guida, mini tutorial, un training ristretto. Se ti sei perso i precedenti due video, o se ti sei persa i precedenti due video, ti consiglio di andarli a vedere perché ci sono informazioni importanti sia sull'approccio iniziale di come costruire un modulo e quindi come risolvere una problematica o implementare una funzionalità in questo caso, dal hook per il back office, hook per il front office e tutta una serie di informazioni comunque molto importanti. Nei video non ho scritto, non c'è il video completo di codice per codice di quando scrivo, ma ti faccio trovare già il codice scritto con le informazioni da commentare. Quindi io ti vado a commentare cosa fanno quelle parti di codice. Questo video concluderà i tre video, quindi completeremo il modulo, la funzionalità del modulo, cioè quella di aggiungere un campo aggiuntivo al cliente come informazioni. Ovviamente, strutturato questo, c'è la possibilità di aggiungere anche più campi aggiuntivi, non è un problema. Quindi, concluderemo il modulo. Sarà un po' lunghetto questo video perché vedremo l'implementazione nel front e poi utilizzeremo Doctrine per poter leggere le informazioni da database e quindi poi visualizzarle correttamente nel back office e nel front office e il salvataggio sia per quando si crea il cliente o da back office o da front office o quando si aggiornano le informazioni cliente da front e da back. Quindi, non perdiamoci più in chiacchiere, vediamo subito il codice, per poter concludere il nostro modulo. Eccoci nel nostro progetto, nel nostro modulo Customer Field, alcune modifiche ovviamente per questa fase finale. Vi anticipo che rispetto ai precedenti video, per la parte front non utilizzeremo Display Customer Account Form, questo perché dopo una spulciatina negli altri moduli ho scoperto che esiste un ulteriore hook Additional Customer Form Field. Mentre Action Customer Account Update e Action Customer Account Add li avremo comunque utilizzati. Quindi non utilizzeremo il vecchio metodo con il Display Customer Account Form, ma utilizzeremo un nuovo metodo molto più comodo, Additional Customer Form Fields. Ok, detto questo, innanzitutto Doctrine. Creiamo la cartella Source Entity e creiamo la nostra classe Customer Custom Field. Il nome del file e il nome della classe deve essere come il nome della tabella creata all'interno del database, quindi Customer Custom Field, senza gli underscore e in camel case. Quindi creiamo la nostra classe, adesso la vediamo, utilizziamo Doctrine OR Mapping as ORM per comodità. Quindi prima della nostra classe Doctrine utilizziamo le annotation per poter far sì che Doctrine riesca a leggere correttamente la tabella e dobbiamo creare un composer JSON e fare il dump autoload dei composer. Tutte queste informazioni le trovate nel dettaglio nel training sull'Academy, lascio il link in descrizione di Symfony. Quindi composer, creiamo il nostro file composer. La parte importante è questa, quindi l'autoload con il namespace nella cartella source. Quindi anche qui in alto ci sarà il namespace PrestaShop Customer Field Entity perché siamo in Entity. Namespace completo di. Allora, analizziamo un attimo al volo come si struttura una classe in Doctrine, ma ripeto, nel dettaglio non mi soffermerò, non mi dilungherò tantissimo, il dettaglio lo trovate tutto nel training, gratuito ovviamente. Si impostano i vari campi della nostra tabella, nel nostro caso l'ID, Customer ID e Shipping Preferences, e si utilizzano le annotation per dire a Symfony la tipologia di campo e il nome del nostro campo, nella tabella ovviamente. Dopodiché, aggiuntivo, si impostano i getter e i setter. Ok, attenzione che nel caso dell'ID io non ho impostato un setter perché verrà gestito comunque in automatico, ho impostato solo i getter e i setter, get ID, get customer ID e get shipping preferences.
set custom RD ci servirà per poter impostare il custom RD e set shipping preferences ci servirà per impostare il shipping preferences. Attenzione, non utilizzeremo metodi all'interno di questa classe per salvare o recuperare informazioni dal database, ma utilizzeremo un doctrinaire repository, un entity manager per salvare e un repository per recuperare informazioni. Vediamole subito. Allora, come vi dicevo, non utilizzeremo display customer account form perché è il vecchio metodo, utilizzeremo uno recente, additional customer form fields, che viene utilizzato anche dal PSGDPR, modulo gratuito, eccolo qua, e da email subscription per aggiungere campi all'interno del form. Quindi, allora, andiamo subito in basso e vediamo anche poi le modifiche che sono state effettuate al metodo update customer shipping preferences. Allora, partiamo con hook additional customer form fields. Qui che cosa facciamo? Andiamo a creare un nuovo form field e andiamo ad impostare i vari campi, ossia il nome, la tipologia, la label, qui dovremmo fare una traduzione in realtà, un set required e un set value. Perché? Perché ovviamente se il cliente è già registrato e c'è questa informazione, allora andiamo ad impostare il valore che andiamo a recuperare ovviamente dalle informazioni di default. Get customer shipping preferences, questo metodo c'era già, l'abbiamo visto nel precedente video. Dopodiché che cosa faccio? È un plus, in realtà potevamo aggiungerlo in coda a questo array che è fields, passato da parametri, da params. Mi salvo l'ultimo elemento, aggiungo il mio shipping preferences, quindi fields gli do la chiave shipping preference e aggiungo il form field, dopodiché rimetto a posto l'ultimo elemento. Questo mi permette di mettere il mio shipping preferences non in fondo ai nostri elementi, ma come penultimo elemento. Dopodiché abbiamo i due hook, action customer account add e action customer account update. Qui che cosa faccio? Mi vado a prendere con tools get value, quindi dalla richiesta che viene fatta in posta all'inoltro del form shipping preferences, mi prendo il customer ID, new customer ID nel caso di customer account add, dopodiché utilizzo lo stesso metodo che avevamo implementato per il back office. Ho fatto alcune modifiche in modo da non riscrivere la ruota, perché può capitare durante lo sviluppo di un modulo di dover modificare alcune cose per evitare di riscrivere lo stesso codice. In realtà poi il codice utilizzato è praticamente lo stesso. Quindi, da update customer shipping preferences ho tolto il parametro params passato, adesso lo vediamo nel back office, nei hook per il back office, e gli passo customer ID e shipping preferences, che è quello che effettivamente poi a noi serve per poter aggiornare le informazioni del nostro cliente. Stessa cosa per customer account update, la differenza è che il customer ID viene recuperato dal context e non dal parametro, perché qui viene aggiunto un nuovo cliente, qui in realtà quando il form viene strutturato lo prendiamo, cioè già, è già loggato il nostro cliente perché si sta aggiornando le proprie informazioni. Quindi hook, additional customer form field, update, account add, account update, questi sono gli hook da utilizzare per il front office, quindi non ho utilizzato addirittura nemmeno un TPL. Nel caso in cui avessimo utilizzato l'altro hook, display customer account form, avremmo dovuto utilizzare comunque dei TPL e il field in aggiunta sarebbe andato in coda a tutto il form, adesso lo vediamo nel form. Per quanto riguarda poi la modifica che è stata fatta a update customer shipping preferences, sono state tolte queste righe di codice per poter recuperare il customer ID e le shipping preferences, e sono state messe, le ho messe direttamente nei metodi, in modo che non ci serve più prendere i params qui, prenderà solo customer ID e shipping preferences e il codice è completamente lo stesso, è uguale.
prendiamo il manager, l'entity manager, prendiamo il doctrine repository, l'entity repository, per poter poi gestire la ricerca. Quindi tutto uguale, l'unica modifica che è stata fatta sono in questi due hook e nell'update customer shipping preferences, per evitare di dover riscrivere la stessa cosa poi effettivamente solo per il front, non aveva senso. Detto questo, vediamo nel front. Quindi nel nostro front office accedi nel caso di un nuovo cliente, ma sarà la stessa cosa poi ovviamente nella parte di checkout, perché se è nuovo comunque verrà creato un nuovo account, e il nostro shipping preferences lo troviamo qui. La parte grafica viene totalmente gestita già lato front dai TPL già presente, e shipping preferences lo mettiamo in realtà prima di ricevere offerte dai nostri partner, perché poi sarà l'opt-in, sarà l'ultimo campo in questo caso. Questi sono campi aggiunti da moduli. Noi ci impostiamo il nostro campo prima dell'opt-in e evitiamo di metterci in realtà in fondo a tutto, perché poi il look che abbiamo scoperto nel primo modulo, nel primo video, in realtà compare qui sotto, e quindi ci dovevamo andare poi a strutturare noi tutta la parte di HTML per poter gestire la visualizzazione. Mentre con il nuovo hook in realtà è tutto più rapido, basta impostare il form field e evitiamo di impostarci tutta la parte di codice HTML, quindi solo backend in questo caso. La parte di, allora, invece di vado a fare un accesso con l'account di prova, quindi con il nostro John Doe. Ok, abbiamo la parte di shipping preferences già impostata. L'avevo impostato precedentemente della registrazione, ovviamente. Quindi quando vado a cambiare queste informazioni, accettiamo tutto, va inserita la password, salviamo e abbiamo le nostre informazioni aggiornate tramite il nostro metodo che abbiamo creato. Ovviamente se andiamo a cancellare, come idem come funziona per il back office, si cancelleranno le informazioni. Il metodo utilizzato è lo stesso, quindi non abbiamo dovuto inventarci null'altro, abbiamo dovuto solo aggiungere queste informazioni, questi hook, ossia hook additional customer form fields, hook action customer account add e hook action customer account update. Quindi tre hook, metodo per poter aggiornare o creare queste informazioni già presente nel sviluppate precedentemente per il back office, l'abbiamo utilizzate per il front, hook nuovo per poter fornire un form fields ai fields del customer senza dover utilizzare HTML, TPL e quindi poi il look classico che avevamo scovato nel primo video, nella prima analisi, display customer account form. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non ci dobbiamo fossilizzare sulle cose che troviamo all'inizio. Questo modulo io l'ho sviluppato da zero durante la registrazione di queste cose, e mi sono accorto che c'era la possibilità di sfruttare un altro hook che veniva utilizzato già in un altro modulo, e in questo modo io ho fatto in modo che il campo mi uscisse in qualche modo dopo i campi, dopo le input principali, e non dopo le input, dopo i checkbox, perché mi sarebbe uscito qui in fondo look display customer account form mostra del contenuto qui in basso, e sarebbe stato effettivamente non proprio ottimale per la parte grafica. Ok, hai visto tante informazioni, implementazione del front, doctrine, in realtà capite le dinamiche, è abbastanza semplice poi riprodurre o creare un altro modulo che faccia un qualcosa di simile. E se sei arrivato fin qui, alla fine del terzo video, ti sei visto, spero anche, ti sei visto i primi due video, solo nel terzo ci sarà il link per scaricare il modulo da GitHub nella mia repository, quindi l'ho caricato su GitHub, puoi scaricarlo e provarlo, testarlo su un PrestaShop in ambiente di sviluppo. Prendetelo comunque come esempio, questo modulo va adattato
In ogni caso, il modulo è sia gratuito che in licenza AFL, quindi potete modificarlo e installarlo sui propri shop, su merchant, comunque un po' dove vi pare. Spero che questa tre serie di video ti abbia dato più informazioni. Fammi sapere se in uno dei tre video queste informazioni ti sono state utili, se magari hai bisogno di altre informazioni, scrivi nei commenti, mi tagghi, non ti dimenticare. E ti ricordo che è stato pubblicato da poco il training di Symfony, quindi PrestaShop Academy, link in descrizione, training di Symfony gratuito, quindi come sviluppare in PrestaShop utilizzando Symfony. Non resta che iscriverti e usufruire subito dei corsi. Quindi non mi resta che salutarti, augurarti un happy coding e ci vediamo al prossimo video. Ciao!